Buongiorno, mister Michele Gramazio, Foggia Città Aperta. Si arriva da una gara quasi perfetta contro l'Andria. Le chiedo innanzitutto da un punto di vista fisico come sta la squadra. E poi invece una domanda più sul gruppo. Lei già alla fine del ritiro a una testata nazionale aveva detto che questo gruppo comunque le era piaciuto perché c'era poco Instagram, molto impegno e molta attenzione. A fine gara a Ferrante, nella sua intervista ha detto che era più contento di aver fatto l'assist a Merola che non di aver segnato lui, quindi un segnale anche di unione della squadra. Ecco, lei vede un gruppo affiatato che può aiutare la crescita della squadra, al di là poi della crescita tecnica e tattica. Grazie. Sì, io non ho cambiato opinione, per me questo gruppo si rovina né sulle sconfitte né sulle vittorie. Lavorano tutti, cercano di fare il massimo, poi bisogna vedere dove arrivano con sto massimo. Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno e Foggia Sport 24. Buongiorno mister. Partendo dalla gara di metà settimana contro l'Andria, questo 3-0, che risvolti ha avuto dal punto di vista delle convinzioni del gruppo nel credere dei propri mezzi, cosa di cui parlava prima della partita magari con l'Andria, e come ha visto da questo punto di vista la squadra, il processo di crescita della sua squadra? Grazie. Vabbè, come io sono rimasto soddisfatto della prestazione, penso anche loro si rendono conto che giocando in un certo modo abbiamo più possibilità di vincere le partite. Io mi auguro che la squadra ripete le prestazioni e cerca di migliorare anche quelle. Buongiorno mister, Mario Schena, Buongiorno. la Gazzetta Meridionale. Lei ha detto che questa squadra se la può giocare con tutti. Va bene. Ma il campionato per queste prime partite, che indicazioni le ha date? È a livello di qualità è inferiore a quello dell'anno scorso? Una sua impressione? No, io non posso fare paragone con l'anno scorso perché ne ho visto poco, ma so che la Ternana ha dominato dall'inizio alla fine. E giù, non so, certo che per ora non si capisce, nel senso è vero che prima è Bari che era favorita, però anche lì guardando le partite, guardando oltre il 90° minuto, penso che non ha dimostrato netta superiorità rispetto a altre squadre. Buongiorno Magister Peppino Baldassarre, Foggia Sport 24. Due domande. La prima, si parte da Andria, vittoria del tridente che segna il completo, vittoria della squadra che nelle ripartenze gioca a memoria, vittoria di Zeman che decide di mettere la migliore formazione in campo anziché rischiare un turnover. E allora ha fatto benissimo. E ora le chiedo, domani saranno per la terza volta in 8 giorni gli stessi, oppure non per filosofia sua, c'è qualcuno che in allenamento l'ha convinto che forse è pronto, qualcuno di quelli che, dei non belligeranti, diciamo così. La seconda domanda è che riguarda lei personalmente, il suo record che ha eguagliato quello di Marsico, 95 vittorie. Nessun allenatore ha vinto più di 95 volte a Foggia, chiedo scusa, Marsico le ha fatte però tutte in Serie C, lei le ha fatte anche in A e in B, Marsico ci ha messo meno partite per farle. Volevo sapere questo, se è possibile non aspettare come l'intervallo che intercorso tra Potenza e Andria per eguagliarlo, ma batterlo subito questo record. Quindi, come si dice a Foggia, fare una cosa di uno, glielo traduco, fare una cosa in breve tempo. Grazie. Vabbè, io personalmente non cerco i record, io cerco di dare alla squadra quello che posso dall'allenatore. È normale che con le vittorie siamo più contenti, ma anche lì continuo a dire che dalle sconfitte si impara di più. Non è che voglio perdere, però la squadra penso che può. E sulla prima domanda, cioè se c'è qualcuno che
Sulla prima la squadra ha fatto due partite con la stessa formazione, anche se Andrea poi ho fatto i cinque cambi di cui due erano obbligati. E come calcio è sport di contatto e anche Andrea qualcuno ha preso qualche botta e vediamo domani come siamo. Per ora si sono allenati tutti quelli che sono una rosa, tranne di Pasquale, e quindi c'è la scelta, anche lì, non vorrei rovinare quello che si è fatto domenica, mercoledì. Buongiorno mister, Daniel Miulli, Foggia Calciomania. Il campionato entra nel vivo e il Foggia nelle prossime 5-6 partite incontrerà squadre molto importanti, quindi Bari, Monopoli, squadre che sono in vetta come il Taranto. Si deciderà in questa parte di campionato quale sarà anche il ruolo del Foggia in questa stagione 2021-2022 o bisognerà aspettare un altro po'? Grazie. Non credo, naturalmente mancano 30 partite, può succedere di tutto, è normale che noi ci auguriamo di poter fare dei risultati positivi, anche se qualche sconfitta ci scappa sempre. Buongiorno mister, Alberto Mangano del Mattino di Foggia. Lei qualche partita fa diceva che forse qualche calciatore non era proprio totalmente integrato nel gruppo, parlo del gioco ovviamente, era un po' più anarchico da questo punto di vista. La vittoria di Andrea quanto è la vittoria del gruppo e quanto della giocata del singolo? No, io penso che è il gruppo che ha fatto bene la partita, poi i singoli ogni tanto decidono qualche cosa, però ripeto, la squadra ha fatto la squadra, hanno giocato tutti, magari qualcuno un po' meno in fase difensiva che ci potrebbe anche servire in futuro, ma hanno lavorato tutti. Buongiorno mister, Antonio Iammarino, l'immediato Foggia Calciomania. Molti tifosi sono rimasti colpiti dall'abbraccio tra lui e Curcio dopo il gol appunto del capitano. Che rapporto c'è tra Zeman e Curcio? Che empatia c'è oltre che a livello professionale, a livello umano? Vabbè, io penso che Curcio per me è un ragazzo sano. Poi magari un po' emotivo, nel senso che risente delle critiche, tante critiche che ci sono state, che capisco che la gente si aspetta molto di più da lui, e lui quando fa gol è contento che ci ha dato possibilità di esprimersi, è contento due volte. Buongiorno mister, Pasquale Mangiello, Stampa Sud. Per la gara di domani il Messina già affrontato in Coppa Italia sicuramente non sarà quello affrontato appunto nella competizione, nell'altra competizione. Come ha avuto modo di studiarlo, di vederlo, che impressione l'ha fatto? Sì, ho visto la partita dall'altro mercoledì, penso con Bari. Si è vista differenza, nel senso che Bari era superiore in tutti i reparti rispetto a Messina, anche se Messina su ripartenza poteva fare anche male. Noi abbiamo giocato in Coppa Italia, dove devo ringraziare a Volpe che ha parato tutto sui nostri errori purtroppo. La squadra sicuramente di Messina è migliorata rispetto all'andata, ma siamo migliorati anche noi. Buongiorno mister, Armando Borrelli, calciofoggia.it. Le volevo chiedere, il Foggia si trova spesso a sbloccare il risultato o comunque a trovare un gol importante su situazioni tra virgolette occasionali? Faccio l'esempio del tiro di Peterman, il tiro di Curcio che comunque nasce da una ribattuta. Quanto le piacerebbe arrivare a sbloccare una partita già con una delle sue classiche azioni? E secondo lei a che punto siamo? Mi spiego meglio, il
quello che abbiamo visto mercoledì, ossia il tridente che è andato tutto in gol, è una situazione che è dipesa dal miglioramento del Foggia o più da magari una mancata posizione corretta e difensiva dell'Andria? Grazie. Vabbè, discorsi di gol. I gol si fanno quando non si devono fare, non si fanno quando si devono fare, nel senso abbiamo fatto qualche azione molto più pulita, molto più preparata. E il calcio succede su tutti i campi. A me basta che la squadra cerca il gol, cerca di vincere. Poi se si fanno autogol gli altri, vuol dire che li abbiamo costretti a farselo fare. Mister, buongiorno, Carmine Troisi, Telefoggia. Volevo restare un attimo sul tridente, no? Dopo una prima fase di rodaggio in cui sembrava andasse un po' alla ricerca dei giusti equilibri, sembrerebbe, almeno a giudicare dalle ultime partite, che ha trovato forse il tridente titolare, Merola, Ferrante, Curcio. È soltanto una sensazione per chi è all'esterno o in effetti c'è qualcosa di più? Io penso che è il momento di questo tridente. Poi io ho 7 attaccanti, 15 grandi scelte, magari qualcuno sta male, qualcuno c'è qualche problema al ginocchio e non può dare, che secondo me potrebbe giocare facile. Grazie. Ci siamo? Ok? Abbiamo chiuso. Grazie a voi.